vi consiglio di leggere spesso questa pagina stupenda del libro dell'Apocalisse, in cui viene descritta una donna vestita di sole. La parola donna è importante. La pronunciò per la prima volta lo stesso Dio, quando, minacciando il serpente, che aveva vinto la sua prima battaglia contro l'uomo, disse: io porrò in inimicizia fra te e la donna, fra la tua discendenza e la sua discendenza. Questa discendenza ti schiaccerà la testa. Ritroviamo la parola donna in un momento solenne, quando Gesù fu alle nozze di Cana. Faccio presente che protagonista delle nozze di Cana non è Gesù, ma Maria. Dice infatti il Vangelo di San Giovanni che ci furono delle nozze a Cana e fu invitata Maria, la madre di Gesù. E fu Maria che, rivolgendosi a Gesù, gli disse: non hanno più vino. Il vino nella Bibbia è simbolo dell'amore. E nel Vangelo di San Giovanni il significato dell'acqua cambiata in vino è un significato profondo. Significa che ormai, ricordate le parole di Gesù, non è ancora giunta la mia ora, ma ormai con l'intervento di Gesù e il miracolo di Gesù è arrivata l'ora che si passa dalla legge all'amore, dall'acqua al vino, dall'uomo a Dio, dall'amore umano all'amore divino. Artefice di questo passaggio è Maria. Maria non ha solo invitato Gesù a cambiare l'acqua in vino. Maria ha accolto dentro di sé la volontà di Dio, perché il Figlio di Dio si facesse anche uomo e salvasse l'umanità attraverso la sua umanità. Quindi, quando Gesù dice a sua madre: donna, non è ancora giunta la mia ora, e Maria dice: fate quello che egli vi dirà, non vi lasciate prendere in giro da nessuno. Questa parola di Gesù, donna, non è ancora giunta la mia ora, non significa che Gesù prese le distanze da sua madre chiamandola donna. Promosse sua madre da madre sua a donna di tutta l'umanità. E il re che fa di sua madre una regina, associandola a sé. Vi faccio presente un particolare che forse alcuni non sanno. Nella mentalità degli ebrei, la regina non era la moglie del re, perché presso gli ebrei, almeno al tempo dei re, i re non è che avevano solo una moglie, ne avevano tanto. La regina come vuoi essere? Ma mangia una sola cina. La regina era la madre. Nel caso di Gesù, re, la regina sua madre. Ecco il significato allora di questa donna vestita di sole, con 12 stelle intorno al capo, con la luna sotto i piedi. Niente nella Bibbia è a caso,
ogni parola della Bibbia è una perla. San Giovanni Crisostomo diceva: quando tu leggi la Bibbia e ti accosti alla parola di Dio, ricordati che ogni parola è parola che esce dalla bocca di Dio e pertanto tu la devi masticare, la devi ruminare dentro di te, perché produca in te, nel tuo cuore, quello che ha prodotto nel cuore di Maria. Maria masticò la parola di Dio, conosceva la parola di Dio e diventò regina proprio per questo. Questa pagina che abbiamo ascoltato dal libro dell'Apocalisse è una continuazione e un riflesso di quello che dice il Cantico dei Cantici. Non so se conoscete questo libro stupendo della Sacra Scrittura dell'Antico Testamento. Quando lo sposo parla della ragazza, della sua sposa, dice così: è splendida come il sole, bianca come la luna, terribile come un esercito a vessilli spiegati. Queste poche parole sono un grande insegnamento. La donna non è, come molti credono, colei che sta sempre sottomessa, colei che è sempre ubbidiente, colei che dice sempre sì. Dice sempre sì a Dio, questo sì. A Dio dice sì. Ma quando gli uomini danno ordini che non sono in conformità a quello che Dio dice e insegna, la donna deve dire no. Se tutte le donne sapessero dire sempre no a tutto quello che è contro la volontà di Dio, il mondo sarebbe salvo, come Maria è diventata la co-redentrice, la salvatrice insieme con Gesù, perché ha detto sempre sì a Dio. Maria è la lottatrice. Che bella questa immagine stupenda dell'Apocalisse, della donna, si ripete il termine donna, della donna che non è Maria, è la Chiesa, è il popolo ebreo, è il nuovo popolo di Dio, che schiaccia la testa al serpente. Il dragone vuole mangiare, vuole divorare suo figlio. E perché non lo vediamo ogni giorno? Quanti attacchi ci sono alla religione, alla fede, alla Chiesa, a Cristo stesso. Quanta gente prende sotto banco e non calcola i miracoli stupendi che il Signore ha fatto e continua a fare, negando che Cristo è il Figlio di Dio, disegnando sul Figlio di Dio il titolo di un profeta, un uomo buono. Gesù non è solo un profeta, non è stato soltanto un uomo buono, non è stato soltanto un uomo coraggioso, un uomo che ha saputo morire per gli altri. Tutte cose vere. Gesù è il Figlio di Dio. Il Vangelo di San Marco comincia con le parole: inizio del Vangelo di Gesù, Figlio di Dio, e si conclude, parte la postefazione delle scene della risurrezione, si conclude con la confessione del centurione che era ai piedi di Gesù, il quale scese dalla croce battendosi il petto e dicendo: veramente costui era Figlio di Dio. Qual è la debolezza dell'uomo? Qual è la fragilità e qualche volta anche la perversione dell'umanità? Che non vogliamo credere che Gesù è il Salvatore. Vedete quanta gente si è messa a disposizione come volontari per provare il vaccino del coronavirus. Ed è una prova. È una prova. Supponiamo che la Commissione Internazionale per la Salute dice sì,
a un determinato vaccino. Probabilmente non sarà obbligatorio, ma chissà quanta gente dirà lo voglio, lo voglio, lo voglio, perché? Perché ci tengono alla salute. E io suggerirei, chissà quanta gente scoprirà anche attraverso di noi, ognuno di noi diventa un evangelizzatore, scoprirà che Gesù è il Salvatore, che in Lui possiamo essere salvi, che invocando il nome del Signore saremo salvi, lo dice San Pietro nella Sacra Scrittura, negli Atti degli Apostoli, mentre teneva per mano il paralitico che aveva salvato nel nome di Gesù. Che il nome di Gesù scenda e penetri nel nostro cuore e che mai abbandoniamo quel Gesù che è il Salvatore, se vogliamo essere salvati.